tutti, abbiamo appena finito l'intervento, abbiamo manifestato la nostra delusione per l'intervento del sindaco, che non ha parlato di nulla, ci ha soltanto letto il testo del decreto, oltre che affermare che ha ereditato una situazione difficile dal precedente sindaco Alemanno, cosa che può essere anche vera, anche se poi anche qui abbiamo assistito al solito balletto di numeri, ma di fatto non ha posto in campo alcuna progettualità per definire come questa giunta intenda riportare il bilancio del Comune di Roma nei cardini. Abbiamo depositato una nostra mozione, la strada gliel'abbiamo sostanzialmente suggerita noi, quindi bisogna operare una revisione di tutti i contratti di servizio delle società municipalizzate, contratti in cui in questi mesi abbiamo rilevato degli sprechi enormi, quindi riduzione dei dirigenti, un'applicazione di un tetto ai loro corrispettivi, dei criteri di attribuzione dei bonus, dei superminimi anche ai quadri, costituzione di una centrale di acquisti, via discorrendo, insomma, che decisioni, diciamo, determinazioni di buonsenso che qualsiasi amministratore con un minimo di raziocinio applicherebbe. Abbiamo fatto vedere come il Comune incassi pochissimo quando vi è da incassare e paghi tantissimo quando vi è da pagare, cioè abbiamo visto che ci sono delle concessioni di impianti sportivi, di impianti, di strutture che a prezzi assolutamente risibili, quindi degli autentici regali, tipo impianti a 4 euro mese. Alcune nostre denunce stanno facendo in modo anche che queste concessioni vengano revocate o comunque riadeguate a dei parametri normali, e invece quando c'è da pagare il Comune paga veramente i massimi. Ci sono dei contratti di il Comune paga per affitti passivi 100 milioni, su questi abbiamo avanzato tante proposte di risoluzione dei contratti di affitto più onerosi e di sfruttando quello che è il patrimonio immobiliare del Comune. I due contratti di affitto di Largo Loria e Via delle Vergini costano decine di milioni, quindi abbiamo presentato una mozione che è anche passata e che però resta inattuata, quindi sono queste le mosse e le proposte che abbiamo suggerito nella mozione. Ci poniamo il dubbio se questa maggioranza, e questo è il problema, e se questi partiti siano a livello di attuarla, e il problema è sempre quello, è che sono comunque legati e connessi a questo sistema, e il punto è esattamente questo: non si può chiedere di trasformare un sistema a chi quel sistema l'ha costruito, quindi di estirpare un cancro a chi quel cancro lo ha provocato. Quindi insomma siamo qui, saremmo anche pronti, abbiamo fatto le nostre proposte ma non crediamo che verranno attuate, quindi l'unica cosa che possiamo sperare è di governare questa città quanto prima.